is calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh. Eccoci di nuovo insieme, cari amici, per questa nuova puntata delle gocce di luce metafonica. Vedo con piacere che negli ultimi tempi molte nuove persone si sono iscritte al canale e io vi ringrazio sempre se date un like a questo video, se vi iscrivete al canale se non lo avete fatto, così aiutate un po' la diffusione di questi messaggi. Ma quello che volevo dire a questi nuovi amici è magari di andare a rivedere le vecchie puntate, magari cominciare proprio dalle prime puntate delle gocce di luce metafonica. E questo perché ovviamente, essendo un argomento così complesso, ha bisogno proprio di essere sviscerato e conosciuto fin dai primi passi, fin dai primi momenti in cui io ho deciso di cominciare con questa serie delle gocce di luce metafonica. E lungo questo percorso troveranno, come i vecchi miei affezionati ascoltatori sanno, molti importanti argomenti come la logica della logica, il manifesto degli arcangeli. Io ho trattato moltissimi argomenti dividendoli in puntate in modo da renderli più semplici ed accessibili. Quindi vi invito i nuovi ascoltatori ad andare a rivedere i primi video delle gocce di luce metafonica. E adesso, senza perderci in chiacchiere, cominciamo la lettura di una nuova parte del libro di Daniken, La storia si sbaglia. Questo capitolo si intitola Cose meravigliose e impossibili. 35 anni fa ebbi modo di fotografare nei depositi di Carlo Crespi oggetti meravigliosi e impossibili. C'era un disco di 22 cm di diametro decorato con spermatozoi stilizzati, soli che ridono, una falce di luna calante, una grossa stella e due volti squadrati dall'aspetto umano. Vidi anche una piramide fiancheggiata a destra e a sinistra da due gatti. Nel cielo c'era un serpente, sopra la piramide un sole e vicino al sole su entrambi i lati 4 o 5 ghirigori. Alla base della piramide si vede chiaramente una fila di caratteri simili a rune, simboli che nessuno è mai stato in grado di decifrare, e sui due lati vicino alla base della piramide due elefanti. Elefanti? Non ci sono mai stati elefanti in Sud America, né prima né dopo gli Incas. O meglio, in Messico in effetti sono state dissotterrate ossa di elefanti, ma risalgono forse a più di 12.000 anni fa. Trovai anche un collare dorato decorato con simboli simili, 16 per la precisione, inseriti in un quadrato, e le fotografie ne sono la prova. Ma il pezzo più strano che Crespi mi mostrò, secondo lui, veniva da una biblioteca di metallo sotterranea della quale vi parlerò nel prossimo capitolo. Era un pannello di metallo dorato con 56 quadrati. Il pannello è diviso in 14 strisce orizzontali. Ogni striscia in 4 quadrati e ogni quadrato ospita un carattere che sembra impresso nel metallo. Alcuni di questi simboli mostrano una misteriosa somiglianza con i simboli del manoscritto Voynich. È possibile che si tratti di una sorta di stele di Rosetta per decodificare il manoscritto Voynich? Non ne so più di voi, cari lettori, ma posso assicurarvi che migliaia di anni fa c'erano testi che non furono mai registrati in nessuna biblioteca e che furono portati sulla Terra da esseri extraterrestri. Testi che sfidano ogni logica terrena, che contraddicono la simmetria di qualsiasi alfabeto e che potranno essere tradotti solo a patto che si abbia a disposizione materiale a sufficienza per poter fare delle comparazioni. Testi di provenienza aliena? Arrivati quando e come? Quale tecnologia utilizzarono gli extraterrestri per superare anni luce di distanza e che cosa volevano da noi? E in più, ci lasciarono dei testi? Che idea balzana! Come possiamo confermare un'ipotesi del genere? Beh,
Esistono testi storici che confermano l'idea dell'esistenza di libri extraterrestri. Purtroppo però nessuno li conosce. Ma eccovi il dossier. Titolo di questo capitolo, il dossier intergalattico. Nel dialogo Fedro, il filosofo Platone riporta una storia raccontatagli da Socrate. Nella città egizia di Naucratis c'era un famoso antico dio, Teut, ovvero Thoth, a cui era sacro l'uccello che chiamiamo Ibis. Teut fu l'inventore di molte arti, come l'aritmetica, il calcolo, la geometria, l'astronomia, la dama e il gioco dei dadi, ma la sua più grande scoperta fu l'uso delle lettere. Il dio Teut trasmise il dono della scrittura al faraone. Questo, disse Teut, renderà più saggi gli egizi e stimolerà la loro capacità di ricordare. È una medicina per la memoria e l'acume. Il faraone vide un altro aspetto di questa meravigliosa invenzione e contraddisse il dio Teut, dicendo: «Questa tua invenzione porterà l'oblio nell'animo di coloro che apprendono, perché smetteranno di usare la memoria, si affideranno ai caratteri scritti e smetteranno di ricordare. Ciò che tu hai scoperto è una medicina non per la memoria, ma per richiamare alla memoria». Aveva ragione. Questi testi vecchi di migliaia di anni possono solo riportare alla memoria eventi che sarebbero stati altrimenti dimenticati. Chi ricorda, per esempio, che Dio, di chiunque, qualunque cosa si tratti, creò altri mondi molto prima di creare la Terra? Possiamo leggerlo nelle antiche leggende ebraiche, che dicono così: «In principio il Signore creò migliaia di mondi, poi ne creò ancora. Il Signore creò mondi e poi li distrusse, piantò alberi e poi li sradicò perché erano ancora in disordine e continuò a creare mondi e a distruggerli fino a quando non creò il nostro. E poi parlò: questo mondo è per me una soddisfazione immensa, mentre gli altri non mi piacevano». Creare mondi e poi distruggerli perché non avevano i giusti requisiti? Diamo a questa pratica il nome di terraforming. Si tratta di un procedimento che consente di trasformare pianeti inabitabili in mondi adatti all'uomo. Si potrebbe, per esempio, popolare di cianobatteri l'atmosfera di Marte. Sono batteri che si riproducono rapidamente e che producono grandi quantità di ossigeno. Davvero fu l'uomo a pensare, dopo un lungo e penoso processo di evoluzione intellettuale, di scrivere dei simboli con l'obiettivo di preservare la conoscenza? Forse state pensando: ma certo, e chi altri potrebbe essere stato? Ne siete proprio sicuri? Le antiche leggende dicono che la scrittura esisteva 2000 anni prima della creazione dell'uomo intelligente. A quell'epoca non esistevano rotoli di pergamene né animali le cui pelli si potessero utilizzare. Non c'erano nemmeno i metalli, né alberi da cui si potessero ricavare pannelli di legno. C'era un libro, ma in forma di zaffiro sacro. Un angelo di nome Raziel, lo stesso che sedeva vicino al fiume che usciva dall'Eden, passò questo strano libro al nostro progenitore Adamo. Doveva trattarsi di un oggetto molto particolare, perché conteneva non solo tutto ciò che era degno di essere conosciuto, ma anche delle profezie. Adamo e i suoi successori ne avrebbero tratto ricchezze. «Anche tra i tuoi figli che verranno dopo di te, chi utilizzerà questo libro verrà a conoscenza di eventi futuri. Se ci saranno disgrazie o fame, se il raccolto sarà scarso o abbondante, se sulla terra regnerà il diluvio o la siccità». Non esiste dizionario o enciclopedia che si possa paragonare a tale sorta di superlibro. Dobbiamo cercare gli autori di quest'opera fenomenale fra le legioni celesti, perché dopo che l'angelo Raziel diede al nostro antenato il libro e ne lesse per lui una piccola parte, accadde qualcosa di incredibile. E nel momento in cui Adamo ricevette il libro sulla riva del fiume, divampò un grande fuoco e l'angelo ascese al cielo avvolto dalle fiamme. Angeli o extraterrestri? Visto che ne stiamo parlando, che cos'è esattamente un angelo?
È chiaro che questi esseri, presenti praticamente in ogni testo religioso, non sono di questa terra. Tuttavia non si tratta nemmeno di spiriti immaginati o apparsi in sogno, perché sono in possesso di armi piuttosto potenti, di cui si servono per castigare gli uomini. Alcuni di loro si unirono con la forza alle figlie degli uomini. Tornerò su questo punto nel paragrafo La verità dietro Enoch. Non è certo un modo gentile, né tantomeno angelico, no? Di comportarsi. Se gli angeli non erano esseri terreni, la sola opzione che ci rimane è che si trattasse di extraterrestri. E questi angeli, extraterrestri, conoscevano il futuro? Non è un concetto difficile in realtà. Quando l'uomo sarà capace di compiere viaggi interstellari, atterrerà su un pianeta popolato da esseri che vivono nell'età della pietra, probabilmente anche noi saremo in grado di azzardare pronostici sul loro futuro. Non intendo predizioni su singoli individui, ovviamente, ma sulle loro società future. Potremo discutere con loro delle tecnologie che inventeranno, visto che le tecnologie sono parte fondamentale dei processi di sviluppo, o di come, se la popolazione crescerà in modo incontrollato, dovranno affrontare problemi ambientali, perché i due fenomeni procedono di pari passo. Ancora meglio, profetizzeremo di come i loro discendenti saranno in grado di dividere le più piccole particelle di materia e di quanto tale sofisticata pratica potrà portare alla distruzione di grandi aree del pianeta che saranno inabitabili per centinaia di anni, con le bombe H. Questo trucco si può utilizzare per fare profezie a breve termine riguardo a raccolti futuri, invasioni di cavallette o all'apparente immortalità del maggiolino. Gli indigeni magari non ne capiscono nulla, ma possono scrivere e preservare per il futuro le conoscenze che sono state a loro trasmesse. Un libro magico. Nella storia del superlibro di Adamo si racconta qualcosa di simile. Nel libro erano contenuti i simboli supremi della sapienza sacra e i 72 tipi di scienza, che a loro volta si dividevano nei 670 simboli dei sommi segreti. Le 1500 chiavi che non furono affidate ai santi del mondo superiore erano nascoste in quel libro. Sapevate dell'esistenza di 72 tipi di scienza, a loro volta suddivisi in 670 simboli di una conoscenza ancora più elevata? È un po' come la nostra suddivisione della fisica in fisica atomica, fisica delle particelle, astrofisica e così via. O come il termine biologia, che copre uno spettro che va dagli organismi monocellulari, agli animali, agli insetti, agli elefanti, fino all'esobiologia. Adamo lasciò in eredità questo libro magico al figlio Seth, che aveva 10 anni. Doveva essere un ragazzino piuttosto sveglio, perché Adamo gli parlò in dettaglio dei punti di forza del libro e di dove risiedevano il suo potere e i suoi miracoli. Gli disse anche che lui stesso aveva utilizzato il libro e che l'aveva nascosto nella fenditura di una roccia. Seth ascoltò ciò che suo padre aveva da dirgli, imparò diligentemente dallo zaffiro sacro e alla fine costruì un'arca d'oro, vinserì il libro e nascose l'arca in una caverna. Molto tempo dopo, le conoscenze dello zaffiro passarono nelle mani di Noè, l'uomo che salvò l'umanità dal diluvio, che lo utilizzò per comprendere le orbite dei pianeti. Anche il percorso di Aldebaran, di Orione e Sirio, anche i nomi di tutti i cieli e i nomi dei servitori celesti. La storia del libro di Adamo potrebbe essere facilmente messa da parte come una semplice storia inventata se non fosse per alcuni dettagli che non tornano. Io capisco il desiderio di riversare tutte le proprie conoscenze in un libro. È la faccenda dello zaffiro che fatico a digerire. Come poteva essergli venuta in mente una cosa simile? Il concetto di un'enciclopedia immagazzinata in una pietra preziosa sarebbe stato abbastanza incomprensibile anche solo qualche centinaio di anni fa, quindi figuriamoci se andiamo indietro di millenni. Oggi in effetti possediamo tecnologie che ci consentono di immagazzinare grandi quantità di dati nei cristalli. Oltretutto si dice che Adamo dialogasse con questo libro. Come? Da dove derivò questa idea, l'autore della storia?
Oggi praticamente chiunque dialoga con il suo computer, ma come può essere avvenuto nei tempi antichi? E come poteva venire in mente migliaia di anni fa di aggiungere alla storia di Adamo particolari come quello dei 72 tipi di scienze che il libro avrebbe dovuto contenere? E i 670 simboli dei sommi segreti o le 1500 chiavi? Informazioni specifiche come queste non si inventano così a caso. Non voglio dare troppo valore ai contenuti di quel libro perduto da tempo, ma devo chiedermi perché chi raccontò quella storia dava tanta importanza a determinate costellazioni, perché Adamo e i suoi discendenti avrebbero dovuto conoscere i percorsi astronomici di Aldebaran, Sirio o Orione. Non sono funzionali all'elaborazione di alcun calendario terrestre. Si dice anche che Adamo, Sette e Noè avrebbero anche imparato da quel libro i nomi dei diversi cieli. Un momento, ma non esiste soltanto un cielo? Ma di cosa stanno parlando? In realtà possiamo far riferimento alle antiche leggende ebraiche. Il primo cielo si chiama Wilon e da lì si osserva l'umanità. Sopra Wilon c'è Rakia, dove si trovano le stelle e i pianeti. Il livello successivo è Shehakim e poi ancora Zebul, Maon e Makon. Alla fine sopra Makon c'è il settimo cielo, il più alto, Arabot, la casa dei cherubini e di esseri angelici chiamati ruote sacre. Spesso vengono fornite anche le distanze tra i diversi cieli, insieme a unità di misura e periodi di tempo. Per esempio, tra i cieli ci sono scale ed epoche di 500 anni. Sembra proprio che si parli di viaggi nello spazio. Qui mi fermo, cari amici, con la lettura del libro di von Däniken, molto affascinante, vero? Stiamo entrando proprio nel vivo di questo libro che è davvero accattivante e man mano lo scoprirete. Però adesso voi lo sapete, ci aspettano i nostri meravigliosi messaggi metafonici. Siccome prendere i baci dei nostri fratelli maggiori, diciamo così, dei nostri fratelli celesti, ci porta fortuna, voglio iniziare questa serie di messaggi proprio con i loro baci. L'anno, i baci, la fiducia. Quindi ci dicono di avere fiducia che loro ci mandano i loro baci e sempre l'invito immancabile ad avere fiducia, fiducia in cosa? Non in una credenza senza fondamento, ma fiducia in noi stessi e nelle nostre capacità creative, come sempre vi dico e vi ripeto senza stancarmi. Noi possiamo veramente creare il mondo nuovo che desideriamo nel momento in cui diventiamo consapevoli e impariamo a indirizzare la giusta energia verso ciò che desideriamo possa accadere per il futuro dei nostri figli, per il futuro del mondo, per una nuova umanità, per questa nuova terra che piano piano si svelerà. Ma si svelerà man mano che le nostre coscienze si svegliano. Non è un evento staccato da noi, non è un evento staccato dalle nostre capacità appunto creative. Dobbiamo essere noi a partecipare a tutto questo. Purtroppo in questo contesto io non ho tutto il tempo necessario per approfondire questo argomento, ma voglio brevemente accennarvi a qualcosa che ho imparato leggendo i libri di Greg Braden, che è un famosissimo comunicatore che ha alle spalle veramente una formazione mostruosa nel campo della biologia, nel campo dell'archeologia, della storia, eccetera, eccetera. È molto famoso, ha scritto molti libri, il suo più famoso è La Matrix Divina. E Greg Braden è anche un grande conoscitore della fisica quantistica. E in un pezzo dei suoi libri fui sconvolta dallo scoprire che tante volte noi preghiamo in una maniera sbagliata, ecco perché le nostre preghiere non vengono ascoltate, perché in effetti il campo in cui noi ci troviamo immersi
è qualcosa che risponde a noi, ma non alle nostre parole, bensì alle nostre emozioni. L'universo non ha il linguaggio, un linguaggio fatto, strutturato di parole, ma l'universo, Dio, chiamatelo come volete, ma risponde alle nostre sensazioni, alle nostre emozioni. Per cui lui diceva, quando io ero piccolo, spiegava, e mi avevano insegnato la frase evangelica chiedi e ti sarà dato, mi chiedevo perché chiedevo in continuazione e non mi veniva mai dato, quindi io rimanevo frustrato. Crescendo e studiando è venuto a conoscenza, per esempio, fra le tante cose, del Vangelo apocrifo di Tommaso. E leggendone la traduzione, i Vangeli apocrifi sono scritti in aramaico e in greco, ovviamente lui ha letto la traduzione in inglese, si è accorto che ad un certo punto era questa frase del chiedete e vi sarà dato, era esplicata in una maniera completamente diversa, ovvero, cerco di tradurre nel miglior modo possibile, tutto ciò che chiederete direttamente in mio nome al Padre vi sarà dato. Chiedete senza un motivo nascosto e siate avvolti dalla vostra risposta, siate avvolti da quello che è il vostro desiderio e allora in quel modo la vostra gioia sarà piena. Che differenza c'è fra questo modo di pregare e quello semplice chiedete e vi sarà dato? È una differenza abissale. Greg Braden lo spiega molto bene nei suoi video, nelle sue conferenze e ci insegna il fatto che quando noi chiediamo come se l'evento fosse già accaduto, perché se io chiedo qualcosa che non ho, l'universo pensa che quella cosa non esiste nel luogo in cui io mi trovo. Se io per esempio prego per la mia salute perché non ce l'ho e sono lì pietosamente a chiedere la salute, l'universo legge che la salute in questo posto qui dove sono io non c'è. Ma se io prego pensando di essere già guarita, ma non solo pensandolo, ma vivendo la sensazione come se io fossi già guarita, l'emozione, la gioia, immaginando dentro di me l'emozione e la gioia di essere già guarita, ringraziando per essere stata guarita, ringraziando l'universo per essere stata guarita, quella preghiera sarà esaudita. Perché? Perché in effetti l'universo leggerà il fatto che io ho già la salute, che io ho e quindi me ne manderà ancora, me ne darà dell'altra. Capite? È questo un po' spiegato in maniera molto semplice perché l'argomento è abbastanza profondo e complesso, ma insomma spero che abbiate capito. Braden spiega di aver imparato questo modo di pregare da un suo amico messicano che viveva in un povero paese del Messico dove praticamente non pioveva da tantissimo tempo e la gente stava soffrendo per la siccità, stava scappando via da quel paese perché non riusciva più ad autosostentarsi, non pioveva da tantissimo tempo. E un giorno questo contadino, era un uomo molto semplice, sapendo che Greg Braden era lì in quel paese, lo chiamò e gli disse ti va di accompagnarmi in un posto sacro dove noi preghiamo? E Greg Braden accettò anche con entusiasmo di accompagnare quest'uomo a pregare per la pioggia e arrivarono ad un punto sacro dove le persone di quel luogo andavano a pregare, era un semplice cerchio di pietra che però loro dicevano avesse veramente un grande potere energetico. Quest'uomo si tolse le scarpe, entrò dentro il cerchio, congiunse le mani, ringraziò gli antenati, stette lì alcuni secondi, neanche un minuto e poi uscì dal cerchio. E Greg Braden gli chiese, ma come, hai già finito di pregare? E lui disse sì, cioè, se non sono indiscreto, ma come hai pregato? Che cosa hai chiesto? E lui disse, non ho pregato per avere la pioggia, ma ho ringraziato per aver avuto la pioggia. Ho sentito sotto i miei piedi il fango che si creava proprio perché immaginavo la pioggia scendere, immaginavo di essere bagnato dalla pioggia, immaginavo l'odore della pioggia, immaginavo il tocco della pioggia e ringraziavo l'universo per aver mandato la pioggia sul mio paese.
Greg Braden racconta che il giorno dopo, incredibilmente, in effetti cominciò a piovere su quel paese, ma piovve talmente tanto che in effetti dovettero anche preoccuparsi perché l'acqua era troppo abbondante e il suolo non ce la faceva ad assorbire tutta quell'acqua. E allora l'amico, scherzando, gli disse: guarda, io posso ringraziare per la pioggia avuta, ma non posso ringraziare per la quantità di pioggia avuta. Vi ho raccontato questo in maniera molto sintetica perché Greg Braden ci insegna che esiste un codice ben preciso per pregare, un codice che si sviluppa in tre punti. Il primo punto è quello di avere una dichiarazione all'inizio della preghiera, dichiarare molto brevemente e concisamente per cosa si va a ringraziare, per cosa noi ci stiamo ponendo in risonanza con l'universo. La seconda fase della preghiera, della richiesta, è quella di attivare un codice inconscio dentro di noi, ovvero quello di dire, di pensare che quello che stiamo chiedendo è già stato avuto, è già stato ricevuto. E la parte finale si chiude con grande fede e verità, cioè praticamente il nostro amen deve essere qualcosa che ringrazia per ciò che si è già ricevuto. Quindi diciamo, non c'è bisogno di stare lì a pregare ore, 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 non serve, è tutto inutile. In realtà l'universo legge quelle che sono le nostre sensazioni, le nostre intenzioni, e se noi per esempio preghiamo per l'abbondanza, perché vogliamo avere una situazione economica migliore, dobbiamo pregare come se quell'abbondanza noi l'avessimo già ricevuta. Non bisogna mettersi nell'atteggiamento di vittima. E questo è quello che io intendo quando vi dico: noi siamo creatori e dobbiamo già ringraziare per il mondo che abbiamo già ricevuto, che è quello che desideriamo avere. Quindi è qualcosa di rivoluzionario, no? Nel modo di pregare che abbiamo sempre avuto. Bisogna sentirsi come se la nostra preghiera fosse già stata accettata, avesse già ricevuto una risposta, come se il nostro corpo fosse già stato guarito, come se avessimo già avuto una relazione perfetta, quella che desideriamo, come se avessimo già l'abbondanza che desideriamo. Bisogna mettere in gioco i nostri sensi, le nostre emozioni quando si prega. Bisogna sentire la gioia di aver avuto già la risposta alla nostra preghiera, e allora la nostra preghiera sarà sicuramente risposta dall'universo. Quindi ecco cosa intendo quando dico noi siamo creatori. Lo siamo, ma dobbiamo, quando dico dobbiamo immaginarlo, ma con le sensazioni, questo mondo nuovo. Dobbiamo sentirci come se ci fossimo già dentro, sentirne la gioia, sentirne gli odori, toccare i nuovi fiori, i nuovi alberi, il nuovo mondo, respirare l'aria nuova di quella nuova terra. E in questo modo, piano piano, noi stessi la potremo creare. Bellissimo tutto questo, no? È un concetto totalmente nuovo, ma funziona. Ed ora nel messaggio che vi faccio ascoltare, il concetto lo chiariscono loro stessi. Ascoltate. Delido, ascenda giù e rida. The people's action mostly Hollywood. Quindi ci dicono: di là vi do questa cosa, voi dovete ascendere. Dovete salire nella nuova dimensione, no? Noi si parla di questa ascensione alla nuova terra, però lo dovete fare ridendo, lo dovete fare immaginando già di essere in quella terra, provando la felicità di esserci. Quindi loro ci invitano alla fede, a ridere, proprio perché conoscono molto bene questo meccanismo che ho provato a spiegarvi e spero di esserci riuscita. Questo meccanismo del vedere il futuro, del chiedere, del vedersi già esauditi prima ancora di chiedere, no? Ecco, di abbandonare l'atteggiamento della vittima lacrimosa. Dio non vuole tante chiacchiere, Dio, l'universo, chiamatelo come volete, ma è quello che è la sorgente, è quello da cui tutti noi proveniamo, è l'energia enorme da cui tutti noi proveniamo, ma quell'energia non legge le nostre parole, legge le nostre emozioni. Ecco il segreto da scoprire per creare una vita di abbondanza, di bellezza, di ricchezza, e questo vale anche per questo momento che stiamo vivendo.
Noi abbiamo una grande energia dentro di noi, ce l'hanno fatta dimenticare, ve l'ho detto tante volte, noi siamo esseri potenti, è che non ci hanno dato le chiavi per utilizzare questa potenza, ma è il momento di scoprirle, perché è un momento topico della storia dell'umanità e noi dobbiamo partecipare a questo grande cambiamento in maniera positiva, imparando i codici, imparando le chiavi, imparando come poter ottenere quello che noi decretiamo che debba accadere. E questo è un po' il principio della preghiera quantica, è così che funziona il campo intorno a noi. Il prossimo messaggio ci parla di una nascita, della nascita di tutti noi, come direte voi, siamo già nati. Certo, ma qui si parla della nascita nel mondo nuovo, di una nascita di un nuovo essere dentro di noi, quello che sta aspettando di rivelarsi, che è chiuso dentro ognuno di noi e che ha vissuto compresso da questo sistema che abbiamo oggi intorno a noi, ma che deve liberarsi per poter ascendere, deve rinascere di nuovo, deve morire al mondo per rinascere nella nuova terra. Ascoltate la bellezza di questo messaggio. La quanti nasce lì, Jacarala. Ne stanno nascendo tanti, le coscienze si stanno risvegliando, tanti dormono, ma tanti stanno nascendo, stanno partorendo se stessi ancora una volta come esseri completamente nuovi, risvegliati, con gli occhi aperti e che capiscono la falsità, la menzogna, gli inganni di questo sistema malato che per millenni ci ha oppresso e stanno capendo che dipende anche da noi poterlo distruggere questo sistema. Ecco in che modo noi partecipiamo all'opera di questi fratelli, partecipiamo con la nostra coscienza, col nostro risveglio, col nostro partorire il nostro nuovo sé. E in questo processo così importante attraverso il quale l'umanità sta passando, questo tunnel attraverso il quale l'umanità sta anche in parte rinascendo, la nuova umanità, noi siamo stati molto aiutati anche dalle comunicazioni che in più parti del mondo questi fratelli hanno donato, hanno portato, e ce lo ricordano nel prossimo messaggio che ci dice così: ma quanto avete avuto? Qua fede più la sua fede giù. È un po' una cantilena, comunque il senso è molto semplice, ci dicono: ma quanto avete avuto, vi abbiamo dato tanto e quindi forza, dovete metterci più fede, nel senso che ci ha spiegato Greg Braden in questa piccola introduzione che vi ho fatto prima. Cioè la fede è come se noi avessimo già ricevuto quello che ci viene promesso, quindi mettetecene di più, impegnatevi ancora di più, basta col vittimismo, immaginate sentendo, essendo già immersi nel nuovo mondo in cui non ci saranno più questa cricca criminale, i politicanti, le elite, chiamateli come volete, sono le forze oscure che hanno impedito che noi potessimo rinascere come nuova umanità. Però adesso è il momento in cui dobbiamo farlo, perché non avremo più altre possibilità. È molto importante che ci impegniamo in questo, tutti quelli che lo hanno capito, è già sufficiente. Non lo capiranno tutti, non importa, vi ho già detto che noi non possiamo salvare tutti, non è nostro compito, ma è importante che coloro che hanno capito riescano a poter accedere a queste conoscenze per poter rendere più semplice il passaggio, l'ascensione, no? Come ci hanno detto anche in questi messaggi. E anche nel messaggio che vi faccio ascoltare adesso viene ribadito lo stesso concetto e anche in un'altra forma. Ascoltate. Su va fede giù, qua arriva te giù là. Un ribadire quindi che ci va messa la fede in questo cambiamento, e abbiamo spiegato in che senso intendiamo la vera fede.
Il messaggio che vi faccio ascoltare adesso sembra quasi che voglia evocare un'atmosfera, diciamo, cinematografica. Loro parlano di cine come cinema. E in che senso? Io penso che abbiano voluto indicarci il fatto che quello che accadrà sulla Terra è talmente fuori dal normale, talmente straordinario, che sembra quasi un cinema, un film, qualcosa che forse nemmeno Hollywood è riuscito ad immaginare nei giusti termini in cui avverrà questo cambiamento, questa ascensione della Terra in una nuova realtà, in questa nuova, diciamo, posizione in cui si troverà la Terra con i suoi abitanti, con quelli che sono riusciti ad adeguarsi a questa nuova situazione, diciamo così. E allora ci viene ricordato che sarà un cinema, sarà come un film, che per alcuni sarà un film bellissimo sicuramente, e per altri lo sarà molto meno. E lascio a voi le considerazioni su quello che ho appena detto. Il messaggio è questo. Cine, giù va di là? Sì, giù va, aiutala. Quindi dicono, come vedrete, come la scena di un film, come essere al cinema, perché vedrete noi che verremo ad aiutare laggiù, no? E già stiamo assistendo, guardate, io porto la mia personale testimonianza, ma nelle ultime 2 o 3 sere dal mio balcone ho assistito a scene che veramente non voglio neanche raccontarle nel dettaglio, perché so che comunque tanto la testimonianza umana oggi viene degradata, no? Viene attaccata. Però, insomma, se vi fidate un po' di quello che ho fatto in questi ultimi anni, vi prego di credermi. Assisto a delle cose incredibili in cielo, loro ci sono, c'è un traffico incredibile, ce ne sono tantissimi di questi mezzi di luce che si illuminano, arrivano, scompaiono, è qualcosa di meraviglioso e incredibile. E non sono io la sola testimone, ma tutta la mia famiglia, quando stiamo fuori per un po' ad osservare, riusciamo ad avere questo spettacolo che è straordinario, che io veramente non riesco neanche a rendere con le mie semplici e umane parole. Si provano delle sensazioni veramente sconvolgenti, bellissime, profonde. Si sente una comunione con questi fratelli che è meravigliosa. Non voglio approfondire di cosa sono, come sono fatti, a che velocità vanno, a che altezza. Non sono queste le cose che mi interessano. Mi interessa dirvi soltanto che si avverte una comunione profonda, una vicinanza incredibile, un senso di protezione meraviglioso che questi fratelli ci trasmettono. E grazie a Dio sempre più gente li sta vedendo in tutto il mondo. Quindi le scene da film tante persone le stanno già vedendo, me compresa. E guardate, io provo a riprenderli col mio cellulare, ma veramente la ripresa rende pochissimo, perché mentre con i nostri occhi noi vediamo questi mezzi luminosissimi, grandi, belli, straordinari, che solcano il cielo, quando andiamo a vederli nella ripresa dei nostri telefonini vediamo dei puntini bianchi che si muovono e rendono veramente molto poco, per cui anche se ho diverse riprese fatte, ma non le presento perché non danno, non rendono la bellezza di questi mezzi, di questi movimenti nel cielo. Purtroppo io non ho, diciamo, dei mezzi di ripresa straordinari, per cui non mi azzardo, ecco, a pubblicare questi video, perché non renderebbero la bellezza e la magnificenza di quello a cui assistiamo. E questi fratelli, che ormai già da un po' arrivano sulla Terra, vengono per fermarsi, per stare qui in attesa del cambiamento, in attesa, diciamo, del passaggio, ma poi staranno anche con noi dopo. Se voi ricordate, ci sono dei passi delle scritture, quelle magari non manipolate, quei passi non manipolati, in cui si dice che nel nuovo mondo, nel regno nuovo, gli angeli cammineranno con gli uomini, come succedeva ai tempi dell'Eden, gli angeli e gli uomini erano insieme, no? E questo riaccadrà, perché ce lo dicono proprio in questo messaggio.
Si va da re giù là a sta qui. E dice, noi andiamo, si va lì per stare con voi, non per ritornare indietro, perché nel mondo che si ricostruirà noi staremo qui con voi. È un messaggio bellissimo. Adesso cambiamo un po' argomento col messaggio che vi faccio ascoltare ora. Io vi ho sempre detto che i nostri fratelli conoscono benissimo gli eventi del mondo, della geopolitica, della politica, tutti gli eventi che accadono dietro le scene, conoscono la verità, quella che ovviamente a noi è preclusa. Noi conosciamo la narrativa falsa e bugiarda dei media mainstream, solo quello ci è dato sapere, quindi è bene non saperla neanche, perché le bugie non ci occorrono, non ci servono per evolvere, per avere in mano le chiavi per una crescita coscienziale, ma i nostri fratelli conoscono molto bene gli eventi dietro i fatti del mondo e anche quello che accadrà. Loro lo conoscono il futuro. E in questo messaggio, veramente sorprendentemente, ci dicono un fatto concreto, ci parlano di Joe Biden, del demente presidente americano, e non è un'offesa, la demenza è una malattia e lui è malato, ormai è evidente, no? Solo un folle non lo vede. E il messaggio ci dice così. E Joe Biden va a rete, va là, faran tira, giù. E Joe Biden va a rete, va là, faran tira, ve lo spiego questo messaggio prima letteralmente. Loro ci dicono che Joe Biden cadrà nella rete che è stata approntata per lui. Guardate che la guerra in Ucraina, l'operazione speciale che la Russia sta facendo in Ucraina è proprio questo. È una rete approntata per far cadere Joe Biden e tutti i suoi accoliti. Perché Joe Biden, prima di diventare malato e prima di diventare presidente degli Stati Uniti, pensate un po', ne ha combinate di cotte e di crude in Ucraina, e chi si informa sa bene, suo figlio e lui, gli affari mostruosi, ma veramente satanici, che sono stati avviati in Ucraina, compresi i laboratori e i biolaboratori in cui venivano preparate le armi biologiche da utilizzare contro la Russia, ma contro tutto il mondo, perché i virus non hanno confini. Quindi loro hanno sovvenzionato Zelensky e tutto il suo apparato nazista affinché tutto questo fosse approntato. Quindi Putin ha dovuto intervenire in via preventiva prima di essere attaccato. E chi non l'avrebbe fatto? Scusatemi un attimo, cioè sarebbe stato un folle, non avrebbe difeso il suo popolo, sarebbe stato giudicato e messo a morte dal suo popolo stesso, se non avesse difeso il popolo russo e di conseguenza anche tutti noi, come vi ho detto tante volte. Ma adesso tutto questo, tutti i documenti che i russi hanno trovato nelle basi, tutti i documenti che sono stati trovati in questi laboratori, saranno la rete in cui quest'uomo sta per cadere. Lui e tutto l'apparato dei Dem americani, che poi è in effetti il famoso Deep State, quello che da lì manovra e manovrava questa, diciamo, questa politica globalista che tendeva e ancora tenderebbe a schiavizzare e a controllare tutta l'umanità, imponendo un pensiero unico in tutto il mondo, una filosofia unica in tutto il mondo, cancellando le differenze culturali che sono la bellezza di questo mondo, la meraviglia di questo mondo. Loro non le avrebbero più tollerate, ci avrebbero livellati, come Mao Zedong fece con la Cina dei suoi tempi, no? Tutti uguali, tutti vestiti uguali, tutti con la bicicletta, con, vi ricordate, con la coreana, no? Tutti i cinesi andavano in giro così e loro intendevano ripetere lo stesso modello, ma su scala mondiale. La rete è stata approntata e grazie a Dio lui ci cadrà dentro e la rete verrà poi tirata su. Questo ci dicono ed è un messaggio che ci dà davvero a noi complottisti tanta speranza. E ci invitano a essere felici, a godere, a gioire, perché giù arriverà l'arca. Ovviamente l'arca è il simbolo, diciamo, il simbolo della salvezza della nuova umanità che verrà trasportata nel mondo nuovo.
bellissimo messaggio ci dice così: felice giù va quell'arca. Quindi ci dicono: la terra deve essere felice, l'umanità deve essere felice, perché giù arriva l'arca della salvezza, è il simbolo, no? Il simbolo di questa nuova terra, di questa nuova umanità che entrerà in quest'arca simbolica. E adesso, per farci comprendere che tutto questo, diciamo, accadrà nel breve termine, non è qualcosa che richiederà decine di anni, ma per farci comprendere che questi eventi di cambiamento, di passaggio, di ascensione della Terra accadranno in un tempo abbastanza breve, loro ci fanno ascoltare adesso un messaggio molto simpatico, molto carino, in cui ci dicono che loro già si stanno vestendo, si stanno preparando, no, per partire, per assistere a questo evento. Quindi è un modo per farci capire che l'evento non è, diciamo, molto lontano nel tempo. E intanto vi faccio ascoltare il messaggio. Là indossa le ali, giù e là li dici partì. Quindi dice: le ali già stanno indossando i loro vestiti, si stanno preparando, no? Gli angeli, le ali, lo sapete, lo ripeto per i nuovi, che loro si fanno chiamare le ali, ma non hanno le ali, l'ho spiegato tante volte. E allora dicono: già stanno indossando i loro vestiti, noi siamo già lì, siamo già partiti, siamo già pronti. Quindi danno l'idea di qualcosa che non accadrà fra tantissimo tempo, no? È qualcosa che sembra quasi imminente, però ovviamente noi siamo esseri umani e vorremmo vedere le cose accadere subito, prima di ora, no? Siamo impazienti, abbiamo questo difetto, la mancanza di pazienza, la mancanza di diciamo di discernimento per poter capire che gli eventi devono accadere in un certo modo, perché ci sono motivi che noi non possiamo comprendere, no? E allora l'impazienza anche io la provo, no? Anche io vorrei vedere che tutto questo accadesse oggi stesso. E allora loro mi fanno ascoltare questo messaggio in cui mi dicono: ma se tu vuoi lampi, cioè le cose che accadono velocemente, quelli le fanno gli altri, le fanno le forze oscure. Come dire, noi operiamo in un'altra maniera, con i tempi divini. Ed è un messaggio importante da comprendere. Ascoltate. Aggiù pazienza l'edara. Vuoi lampi e le fa l'altri là. Cioè mi dicono: noi ti daremo questo insegnamento, devi avere pazienza. Vuoi lampi, ovvero vuoi qualcosa che accada velocemente in un lampo, vuoi le cose fatte subito, così agiscono gli altri, i lampi li fanno gli altri, li fa l'altra parte, la parte oscura. Infatti vedete come corrono, no? Devono inoculare, devono inventarsi altri virus, altre malattie, le guerre, le carestie, devono fare le cose velocemente, perché ovviamente per loro non c'è il tempo dell'eternità, il loro tempo è finito, il loro tempo è chiuso, e quindi devono sbrigarsi e cercare di diciamo di portare con sé quanta più gente possibile. Ormai possono solo tentare di vendicarsi contro il creatore, altro non possono fare. Ecco perché i lampi li fanno gli altri, li fanno loro i lampi, e gli angeli, il cielo, il piano superiore divino agisce con i tempi divini, appunto, e quindi è tutto un altro discorso. E sottolineano ancora che bisogna stare calmi. Devo stare calma io, ma dovete stare calmi anche voi, e dobbiamo stare tranquilli, goderci lo spettacolo, contribuire come possiamo nella nostra vita, apportando, diciamo, il nostro contributo nell'ambiente in cui ci troviamo, nel piccolo, facciamo quello che possiamo, parliamo con qualcuno che dorme, cerchiamo di mettere un seme, cerchiamo di spiegare delle cose, anche se sono argomenti difficili, e magari tanta gente non ha neanche le basi per potergli parlare di questi argomenti, ma insomma cerchiamo, magari diamo un esempio, irraggiamo luce, no? Facciamoci vedere sereni, contenti.
E allora ci dicono, mi dicono ancora, diciamo, reiterano l'invito a stare calmi e pazienti. Ascoltate. Li calma stare, senta le do. Li calma stare, senta le do. E dice, sentala lei che le do questo consiglio, bisogna stare calmi, bisogna stare calmi, sereni e pazienti, perché ovviamente certi eventi a livello planetario ovviamente non dipendono da noi, ma solo loro possono metterci le mani, quindi stiamo calmi, sereni e godiamoci lo spettacolo. E gli spettacoli di cui godere sono tanti, è lo spettacolo d'arte varia di questi pagliacci che tutti i giorni parlano in televisione e nei giornali, ma anche lo spettacolo di vedere la loro implosione, di vedere come si stanno costruendo la loro fine con le loro stesse mani, e le persone che hanno intuito e intelligenza possono capire molto bene quello che sto dicendo. E dobbiamo stare calmi anche perché la Madre Celeste, lo spirito femminile elevato del piano divino, è qui sulla terra, e quindi è lei che questa parte femminile amorosa, compassionevole, che apre le sue braccia, che viene qui ad aiutarci ed è qui presente sulla terra per aiutare l'umanità in questo passaggio. E ci dicono così. Qua mamma giù sì. Qua mamma giù sì. Quindi è un ricordarci che la madre, noi la chiamiamo madre, ma è uno spirito femminile divino che è presente oggi in maggior misura sulla terra. E adesso loro si definiranno alieni. Loro e anche tutte le altre civiltà che sono presenti ora su, diciamo, intorno alla Terra per dare una mano, per aiutare, assistere la Terra in questo passaggio. Loro non amano definirsi così, hanno usato questa parola per farci comprendere, per far comprendere a noi, per parlare con il nostro linguaggio, un linguaggio che purtroppo è limitato dai limiti proprio della mente umana. E loro dicono, adesso vedrete che gli alieni usciranno. Cosa vogliono dire con questo? Noi avete già visto che hanno già cominciato, no? Il Pentagono e tutte le grandi istituzioni, soprattutto in America, ad ammettere che ci sono dei mezzi volanti non identificati, loro li chiamano WAP adesso, che non sono di origine terrestre, che sono dotati di una tecnologia molto avanzata, e dopo anni in cui hanno operato il più feroce cover up su questa faccenda, dopo anni in cui hanno negato e ridicolizzato tutti i testimoni di questo fenomeno, adesso sono costretti ad ammettere qualcosa, a cominciare ad aprirsi in America la chiamano la disclosure, cioè l'apertura, la rivelazione della verità sugli extraterrestri, sulla realtà degli extraterrestri. Perché? Perché ormai questi mezzi sono ovunque, la gente li vede dappertutto, non possono proprio più tacere, hanno fatto delle cose anche molto eclatanti, si sono presentati sugli aeroporti questi mezzi, hanno bloccato le testate nucleari, la gente li vede ovunque, ci sono paesi del mondo in cui sono diventati amici, sono con consuetudine vedere questi mezzi nel cielo, come fanno a continuare a negarlo? Perderebbero la loro credibilità, per cui hanno cominciato piano piano a dire no, va bene, sì, ci sono questi mezzi, quindi ad aprirsi, e vedrete, ci dicono ora in questo messaggio, che piano piano gli alieni usciranno sulla scena del mondo a livello mediatico, e probabilmente perché loro si faranno proprio presenti magari in un contatto di massa, come noi ci auguriamo e speriamo. E il messaggio dice così. O su Shiva alieni là.
Oh, dice, ma guarda, adesso usciranno gli alieni dal loro segreto, dai cassetti in cui hanno nascosto i documenti più importanti. No, finalmente questo segreto, che è il segreto più difeso della storia dell'umanità, perché ovviamente sanno, capiscono il significato della presenza di questi mezzi che ormai si sono presenti, della realtà. Quando tutto questo sarà ufficiale, vedete, per loro è la fine, perché la gente comincerà a cambiare la propria prospettiva. Questo è stato detto più volte dai sociologi soprattutto, e l'altra sera ascoltavo proprio Roberto Pinotti, tanti di voi lo conoscono, e Roberto Pinotti è il presidente del CUN, il Centro Ufologico Nazionale, ha scritto più di 50 libri, è 60 anni e passa che si interessa dell'argomento, ha girato il mondo in lungo e largo, e forse in Italia nessuno più di lui conosce questo argomento da tutte le prospettive. E lui spiegava, essendo lui anche laureato in sociologia, quindi avendo un'estrazione sociologica, lui spiegava che il motivo per cui è stato tenuto il segreto così ferocemente salvaguardato sulla vita extraterrestre è perché i padroni del vapore, le cricche elitarie, sanno benissimo che quando la gente prenderà coscienza dell'esistenza di civiltà molto più avanzate di noi, perderanno la fiducia nei leader, nella politica, in tutte le istituzioni, cominceranno a farsi delle domande, cominceranno a capire che questi esseri evoluti hanno risolto i loro problemi a tutti i livelli, e quindi cominceranno a farsi delle domande: perché i nostri leader non li risolvono questi problemi? Ci sarà una caduta delle religioni, ci sarà una caduta dei valori, e infatti vedete che il Vaticano ha messo le mani avanti perché ha ammesso che esiste la vita extraterrestre. Quanti di loro hanno già detto che se esistono gli extraterrestri sono nostri fratelli? Quanti di loro, a cominciare dal compianto Monsignor Balducci, hanno detto che questi extraterrestri sono l'anello fra l'uomo e gli angeli, no? Perché sono più evoluti di noi e sono stati creati da Dio, perché non bisogna mettere limiti alla potenza creatrice di Dio, così si esprime oggi la Chiesa. Hanno messo le mani avanti perché sanno che questo metterà molto in crisi il loro racconto e la loro narrativa, no? Ecco, quindi dovranno spiegare un bel po' di cose, però adesso sono ad un punto in cui non possono più tanto tenerlo questo segreto e cominciano, diciamo, a farlo in un modo che possa essere, possa attutire un po' il grande colpo che sarà questa rivelazione. Nel dicembre scorso la NASA ha chiamato 24 teologi per affidare a loro uno studio sulle possibili conseguenze di una disclosure sul tema extraterrestre a grande livello. L'hanno chiesto a 24 teologi, capite? Perché ovviamente sanno che le prime a cadere davanti a una realtà del genere saranno le religioni ufficializzate, e magari sarà il momento, grazie al cielo, che verrà fuori il valore della vera spiritualità e cadranno le false religioni, che quella vera spiritualità l'hanno sempre impedita e soprattutto negata, dicendoci che Dio è fuori di noi e non insegnandoci, come fa il mondo extraterrestre, il mondo di quest'angeli, che invece Dio è dentro di noi. Ma le vie del Signore sono infinite e la verità alla fine trova sempre, come l'acqua, il modo per salire in superficie e per trovare la sua strada, quella vera, quella che finalmente può portare la luce, la sua luce, la luce potente della verità che distrugge le tenebre, la falsità e il male, che oggi sembra il padrone assoluto di questo mondo. E dico sembra, perché non è così. E allora in questo messaggio ci vengono a ricordare che le mille vie del Signore, che i nostri fratelli stanno preparando, sono ormai già state approntate. Ascoltate. La via è già van mille,
Lei è vero, può aiutare. Come vedete, questi nostri fratelli ribadiscono che è vero, loro possono aiutare e aiutano costruendo vie, le vie del Signore che sono infinite e che quindi oggi vengono scavate proprio sulla superficie di questo pianeta, queste vie meravigliose che dovranno arrivare tutte verso un'unica meta. Ed è sempre meraviglioso il loro linguaggio, questo linguaggio aulico, poetico, ironico, scherzoso, serio. Abbiamo visto nel linguaggio dei nostri fratelli, nel linguaggio metaforico dei nostri fratelli, tutta la gamma delle emozioni, tutte le sfumature possibili delle emozioni umane, perché loro conoscono bene l'umanità, sanno che la cosa più bella che noi umani abbiamo sono proprio le emozioni, la capacità di provare le emozioni, sono quelle che molte civiltà evolute ci invidiano perché loro le hanno perse, perché magari hanno preferito uno sviluppo più tecnologico e hanno preso la strada di abbandonare, di superare le proprie emozioni per evitare le divisioni, le discussioni, eccetera, eccetera. Però oggi vengono qui perché vogliono reimparare anche cosa sono queste emozioni, quanto sono importanti anche nell'evoluzione dell'umanità, sebbene possano creare dei problemi, delle contraddizioni, però è il marchio distintivo delle umanità vere, dell'umanità che grazie a queste emozioni può conservare l'amore per la bellezza, per l'arte, per la poesia, può creare, può essere molto più creativa e quindi avvicinarsi a colui, alla forza, all'energia, alla sorgente che l'ha a sua volta creata. Quindi sono linguaggi straordinari, noi abbiamo colto tante cose belle nel parlare di questi nostri fratelli celesti e il loro linguaggio ci ha sempre sorpreso, però vedete è sempre stato un linguaggio importante, studiato per poter entrare nel nostro subconscio, per poterci aiutare, per poterci immettere sulla giusta strada, ecco, diciamo così. E adesso uno di questi esempi, il messaggio che vi faccio ascoltare adesso, ci dà proprio la misura di quello che vi sto dicendo, ci fa comprendere proprio fattivamente quello che voglio intendere. Loro ci parlano di una canzone che sentono. E qual è questa canzone che sentono? È la canzone che l'umanità in questo momento sommessamente sta cantando. È un simbolo, ovviamente. È una canzone che si rivolge al cielo chiedendo aiuto, chiedendo soccorso, chiedendo, esprimendo la voglia di essere liberi, di liberarsi da queste catene millenarie e di riappropriarsi della sua propria vera natura. È questa canzone che loro sentono, che ci diranno di sentire nel messaggio che ora vi faccio ascoltare e alla quale ci chiedono di unirci tutti in questa stessa canzone, in questa stessa richiesta, in questo stesso scopo che deve essere comune, deve essere lo scopo della pace perfetta, della condivisione, della compassione perfetta. È questa l'espressione più vera delle nostre emozioni, è lì che ci deve portare, è crearla questa canzone, tutti insieme, perché la canzone è suono e il suono crea, il suono è la vibrazione che crea la forma. Andatevi a vedere i video che parlano di cimatica, andateveli a guardare sul web e capirete cosa voglio dire. Vedrete che a seconda di come cambia la frequenza del suono, cambiano delle forme e si aggregano in forme meravigliose, perfette, forme geometriche. La geometria sacra nasce dal suono. E allora anche il nostro desiderio deve trasformarsi nel suono della parola, del decretare, dell'esprimere la nostra canzone, la nostra volontà di un mondo nuovo, di un mondo bello. Diamo energia a questa canzone, perché dandola a questa canzone la togliamo agli oscuri. Non dobbiamo più dare a loro la nostra energia, dando a loro importanza, andando dietro alle notizie che ci danno,
saranno false, alle preoccupazioni, alle angosce. Ignorateli, distaccatevi, ve l'ho detto tante volte e ve lo ripeterò sempre. Questa è la chiave per poter spostare la nostra energia da loro a quello che invece è importante per noi, a questa ascensione della nuova umanità, alla pulizia di cui abbiamo urgentemente bisogno in questo momento, la pulizia dall'oscurità che ci governa da troppo tempo. Dobbiamo farli cadere e dobbiamo farli morire di fame, non dobbiamo più dargli la nostra paura, nutrirli con le nostre angosce, con le nostre paure, dobbiamo ignorarli, fare finta che loro già non ci siano più, applicare la regola di quella preghiera che ci ha spiegato Greg Braden, ovvero ringraziare il cielo che ci ha liberati da questi mostri oscuri, che siamo già liberi, sentirla questa libertà, unirci quindi a questa canzone. Ascoltate. Canzone sento, c'è qua, unisciti. Ecco, è quello che vi dicevo, questa canzone che l'umanità sta cantando e si sente proprio in sottofondo, molto bassa. Noi dobbiamo farla crescere, dobbiamo unirci a questa canzone, a questa creazione che viene attuata attraverso il suono, attraverso la vibrazione della parola. La parola che però deve esprimere le nostre emozioni più vere. È un messaggio bellissimo. Adesso vi farò ascoltare l'ultimo messaggio di questo episodio ed è un messaggio in cui ci viene confermato che loro vengono a parlare a nome del cielo, a nome in questo caso proprio a nome di Gesù, e quindi non parlano per se stessi, non vengono a parlare diciamo per loro iniziativa, ma sono nel perfetto loro ruolo che è quello di messaggeri, quello ovvero di portarci un messaggio che arriva dal cielo, dal piano alto spirituale. E allora questo messaggio ci viene a dire così. Gesù, e giungo da lui dire, uscire capi in cielo. Lui dice, io giungo da Gesù a dirvi che i capi, ovvero le gerarchie superiori, ora sono usciti nei vostri cieli, sono lì presenti nei cieli della terra e sono presenti perché sta, diciamo, per disvelarsi questo evento, questo parto planetario, questo passaggio della terra in una posizione differente. È l'ascensione quella che ci attende, che attende l'umanità, che ha deciso di farlo questo cammino, perché ovviamente non è che venga imposta a tutti. Quelli che vivono bene in questo sistema andranno in pianeti che vivono ancora in questo sistema, ma quelli che sono stanchi, stufi, che hanno capito il gioco, che hanno capito che i complottisti non sono quelli che fanno i complotti, ma sono quelli che li svelano i complotti, hanno capito la realtà dietro la facciata di questa enorme menzogna in cui particolarmente negli ultimi 2 o 3 anni stiamo vivendo, ecco, quell'umanità sarà quella che sarà accompagnata da questi capi, i capi che sono nei nostri cieli, verso questa nuova terra. È un messaggio molto bello, molto importante, perché ancora una volta ci conferma la loro presenza nei nostri cieli, presenza che, come anche io vi ho testimoniato, vedo e quindi vi porto la mia testimonianza. Se vi fidate di me e di quello che ho fatto in questi anni, vi posso garantire e giurare che sono qui, sono nei nostri cieli, sopra i nostri tetti, per proteggerci ed accompagnarci in questo difficile parto. Bene, cari amici, grazie come sempre del vostro ascolto, della vostra pazienza, del vostro affetto. Io vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti. Scared, but it's hard because I'm falling.